Sic, società italtecnica Cesena, da 30 anni specializzata in progettazione e costruzione di sistemi e impianti tecnologici industriali integrati. Se voi avete un problema, noi abbiamo la soluzione. Sic è a Cesena, zona industriale Pieve Sestina. Infotech, con un'esperienza ultradecennale nella consulenza e nello sviluppo di servizi informatici, è HP Platinum Partner. Infotech, da sempre, propone tecnologie innovative in ambito server e storage, workstation e PC, garantendo un servizio di assistenza tecnico-sistemistica rapido e affidabile. Infotech propone l'ufficio efficiente e green. Affidati a noi installando le nuove multifunzioni HP PageWide a zero emissioni di polveri sottili. Mettiti comodo. Infotech troverà la soluzione giusta per te. www.infotech.it. Frigoriferi industriali, soluzioni all'avanguardia nella refrigerazione industriale. Con l'attribuzione dei seggi dei collegi plurinominali si completa il quadro dei parlamentari eletti alle politiche. In Romagna alcuni volti noti sono stati ripescati grazie ai listini del sistema proporzionale. 4 tra deputati e senatori arriveranno dal Riminese, 2 parlamentari dal Ravennate e dal Forlivese ed 1 dal Cesenate. Indicato da più parti come uno dei possibili nomi per la nuova guida del PD dopo le elezioni politiche perse contro il centrodestra, il governatore dell'Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, per ora non si sbilancia e nella sua analisi post-voto, oltre a difendere il segretario Enrico Letta, prova a guardare il bicchiere mezzo pieno. Ore di lavoro non retribuite, giorno di riposo non rispettato e altre inadempienze delle strutture nei confronti dei propri lavoratori. Queste le motivazioni di un presidio che si è tenuto davanti a 2 strutture alberghiere del Riminese ed organizzato dalla CISL per sensibilizzare sulla situazione di sfruttamento di alcuni lavoratori del settore turistico. Primo trapianto di cuore eseguito col sistema del cosiddetto cuore in scatola è effettuato all'ospedale Sant'Orsola di Bologna. Il dispositivo permette di conservare il cuore vivo e battente prima del trapianto. L'intervento è stato eseguito su un 65enne. La progettazione delle barche è sempre più tecnologica e per stare al passo coi tempi a Forlì prende il via un corso che sfrutta la realtà virtuale e aumentata nella filiera nautica, un corso di durata biennale che vede la collaborazione tra CNA e Fondazione Fitstick. Basket, l'Unieuro Forlì ha presentato ufficialmente la nuova coppia di stranieri, Adrian e Sanford. La guardia e il centro statunitense hanno deciso di scendere di categoria per aiutare la squadra biancorossa a raggiungere l'obiettivo della promozione. Questo è il telegiornale della Romagna. In studio Romina Bravetti. Buonasera e benvenuti, ben ritrovati alla nostra informazione serale. Si è chiuso il cerchio degli eletti in Parlamento. In Romagna alcuni volti noti sono stati ripescati grazie ai listini del sistema proporzionale. Andiamo allora a fare il punto in questo primo servizio. Con l'attribuzione dei seggi dei collegi plurinominali si completa il quadro dei parlamentari eletti alle politiche di domenica. In Romagna la maggior parte arriverà dal Riminese con 4 tra deputati e senatori. 2 parlamentari arriveranno dal Ravennate e dal Forlivese e una sola rappresentante dal Cesenate. Il trionfo di Fratelli d'Italia, che ha portato anche in Emilia-Romagna il centrodestra a vincere la sfida elettorale, permette a diversi candidati presenti nei listini plurinominali di entrare in Parlamento. È il caso del vice sindaco di Coriano Domenica Spinelli, che siederà a Palazzo Madama, mentre la consigliera comunale di Riccione Beatriz Colombo andrà alla Camera. Anche l'assessore di Forlì Rosaria Tassinari, che era capolista nel listino proporzionale alla Camera per Forza Italia, è riuscita a staccare il biglietto per Montecitorio. Nelle fila del Movimento 5 Stelle è stato rieletto il senatore riminese Marco Croatti. Sul fronte centrosinistra è stato ripescato l'ex sindaco di Rimini Andrea Agnassi in quota PD
dopo la sconfitta nel seggio uninominale alla Camera riminese. Stessa sorte per Widad Baccali, che era stata battuta per un soffio nel collegio Ravennate. Rimane in bilico il nome della Ravennate Marta Rossi del Movimento 5 Stelle per la Camera, in attesa che si chiariscano alcune scelte nel plurinominale. Chiudono il cerchio degli eletti romagnoli vincitori dei collegi uninominali per la Camera: Alice Buonguerrieri, consigliera di Bagno di Romagna in quota Fratelli d'Italia, Gloria Saccani per Forza Italia, che vive in Lombardia, il segretario forlivese della Lega Jacopo Morrone. Al Senato la vice sindaco di Brisighella Marta Farolfi e Alberto Balboni. Indicato da più parti come uno dei possibili nomi per la nuova guida del PD dopo le elezioni politiche perse contro il centrodestra, il governatore della nostra regione dell'Emilia-Romagna Stefano Bonaccini per ora non si sbilancia e nella sua analisi post voto, oltre a difendere il segretario Enrico Letta, prova a guardare il bicchiere mezzo pieno. Vediamo. Nella vita come in politica si può perdere, l'importante è non perdersi. Così il governatore dell'Emilia-Romagna commenta i risultati delle urne che hanno visto il centrodestra avere la meglio, come da pronostico, provando a suonare la carica ai suoi, sottolineando come il PD sia comunque la seconda forza del paese, trovando nell'Emilia-Romagna, dove l'affluenza ha registrato cali inferiori rispetto ad altre zone d'Italia, un terreno ancora inespugnabile per le forze di centrodestra, pur riconoscendo come ormai non ci siano più roccaforti di alcun colore. È evidente che la proposta del centrosinistra è risultata meno convincente, altrimenti avremmo vinto noi. E quindi il risultato è negativo, è inutile che minimizziamo e ho apprezzato che non l'abbia fatto neanche Enrico Letta. Dico però ad Enrico che la sconfitta non è mai responsabilità di uno solo e quindi non è una responsabilità solo sua, è una responsabilità collettiva e concordo con lui che adesso dobbiamo discutere in maniera ordinata, non disordinata né emotiva e farlo bene. E quindi io credo davvero che adesso vada avviata una rigenerazione profonda, dalle fondamenta ai contenuti alle stesse classi dirigenti. Difendendo comunque la scelta del PD di appoggiare il governo Draghi, ringraziando Letta per quanto fatto finora e affermando che con una coalizione un po' più larga avremo vinto in quasi tutti i collegi, su un suo possibile impegno in prima persona nei futuri equilibri dei Dem già dal prossimo congresso, Bonaccini dice: ognuno di noi, e io tra questi, farà la propria parte, ne discuteremo, ma non è oggi il momento, che il congresso non è ancora convocato, a ripartire con una discussione che troppo spesso ha visto il PD, come sapete, lo dico molte volte, partire dai nomi e cognomi e non invece dai contenuti e dal bisogno stesso che ha l'Italia e anche che ha il PD di provare a rigenerarsi e soprattutto a discutere un po' prima delle alleanze anche di quale identità e quale profilo si vuole dare per il Paese. Un'altra rappresentante della Romagna che siederà in Parlamento è Rosaria Tassinari. Sentiamola nella nostra intervista. Il risultato positivo è arrivato nella serata di lunedì. Rosaria Tassinari, ex sindaco di Rocca San Casciano e attuale assessore al welfare del comune di Forlì, siederà in Parlamento. Tassinari era capolista nel listino proporzionale alla Camera dei Deputati per Forza Italia. Un risultato aspettato? Diciamo che era nell'aria, sapevo che questa cosa era possibile, quindi ieri sono stata un po' in apprensione tutto il giorno, in attesa, però diciamo anche in serenità, ecco, perché in ogni caso sapevo che il risultato poteva premiarmi, ecco, soprattutto la legge elettorale. Molti consensi anche dal comune dove lei è stata sindaco, Rocca San Casciano. Veramente un plebiscito che mi onora in maniera incredibile, mi colpisce veramente nel mio animo, perché un affetto di questo genere dal paese è qualcosa che mi gratifica. Attualmente assessore nel comune di Forlì, ruolo che non è incompatibile con quello che andrà a ricoprire a Roma. Cosa farà? Parlerò innanzitutto col sindaco di Forlì, che spero di vedere fra poco, ecco. Valuteremo insieme qual è la soluzione migliore per la città. Io sono disposta, a mantenere la situazione, come a fare un passo indietro. Ma quali saranno le prime sfide? La sfida più importante è quella della situazione economica legata al costo del gas. Dovrà essere fatta, secondo me, una manovra immediata per dare fiducia alla popolazione italiana e soprattutto per dare delle risposte veloci, perché in questo momento non possiamo pensare di mettere in crisi le aziende e le famiglie. Quindi personalmente penso che sia necessario uno scostamento di bilancio per prevenire quello che potrebbe essere un grosso costo sociale, come le casse integrazioni o anche la spesa sociale per le persone in difficoltà.
Passiamo alla cronaca, passiamo al nostro TR24, parliamo di un'esplosione che si è verificata poco prima delle 14 di oggi che ha distrutto due piani di un'abitazione in ristrutturazione in via Calatafimi alle porte del centro di Ravenna. Una donna anziana e la sua badante che si trovavano al terzo piano in seguito a un principio di incendio si sono rifugiate in terrazzo dove sono state soccorse. Sul posto oltre a 118 forze dell'ordine sono intervenuti i vigili del fuoco e il PM di turno Angela Scorza. L'anziana è stata accompagnata in ospedale per accertamenti. Al momento dello scoppio non erano presenti operai. Secondo le prime ipotesi sembra che tutto si possa essere innescato dal prolungamento esterno di una tubatura del gas. Sono varie le ditte impegnate nel cantiere allestito per un super bonus. Gli inquirenti hanno iniziato già ad ascoltare i primi testimoni per riuscire ad attribuire le competenze. Sulla vicenda verrà presumibilmente aperto un fascicolo contro ignoti per disastro colposo. E ieri sera durante un controllo la polizia locale di Rimini ha arrestato nel parco Pertini di Riva Azzurra un 25enne italiano residente in città a cui sono stati sequestrati mezzo chilo di sostanze stupefacenti di tipo hashish e marijuana e una somma di 4.000 euro ritenuta provento dell'attività di spaccio. L'arresto è avvenuto a seguito di un pedinamento che gli agenti in borghese stavano facendo da alcuni giorni nel parcheggio adiacente al parco. Il giovane sostava spesso in un'auto dove avrebbe preparato le dosi da spacciare. Successivamente gli agenti hanno proseguito il controllo con la perquisizione domiciliare. Nella camera dove alloggia è stata trovata altra droga, più materiale per il confezionamento e anche migliaia di euro in contanti. Con il prossimo servizio rimaniamo a Rimini dove si è tenuto un presidio davanti a due strutture alberghiere per sensibilizzare sulla situazione di sfruttamento di alcuni lavoratori del settore turistico. Vediamo. Sappiamo che nel settore del turismo c'è molto sfruttamento e non parliamo del mancato pagamento di un'ora o di poche mezz'ore, sappiamo che c'è vero sfruttamento, turni da 10-12 ore, 70 ore di lavoro settimanali senza giorno di riposo, con retribuzioni che non hanno tutte le ore di lavoro pagate. Questa cosa non può essere tollerata e non può essere accettata. Non le manda a dire il segretario Fisascat CISL Romagna durante il presidio davanti a due strutture alberghiere di Rimini. Oggi abbiamo organizzato questa protesta per mettere di fronte le responsabilità della società BB Events nella gestione dell'hotel Brenta e dell'hotel Fatima, nel quale sei lavoratrici ci hanno dato il mandato per recuperare tutti i soldi che non gli sono stati retribuiti a partire dalle retribuzioni di agosto e in alcuni casi anche di giugno e luglio, oltre che tutte le ore di lavoro prestate e non retribuite che, lo ricordo, ammontavano a turni orari da 10-12 ore al giorno per 7 giorni alla settimana. Il presidio CISL vuole portare alla luce le inadempienze contrattuali e normative denunciate da alcuni dei dipendenti. Ma a che punto sono le pratiche dei lavoratori? Stiamo istruendo le pratiche per presentare le denunce all'Ispettorato del Lavoro, stiamo ultimando i conteggi e la compilazione dei documenti, stiamo altresì valutando se ci sia la possibilità per ricorrere alla responsabilità solidale nei confronti dei proprietari dei muri dell'attività alberghiera. E rimaniamo a Rimini ma parliamo di cronaca con la polizia che ha eseguito un intervento nell'immobile abbandonato di via Ugo Bassi, in passato destinato a diventare questura, ritracciando nell'edificio 8 persone, 6 delle quali extracomunitarie. I controlli hanno portato alla denuncia di 6 persone per il reato di invasione di edifici e successivamente gli stessi sono stati allontanati dalla struttura dove vivevano in una situazione di grave degrado. Durante il controllo dell'area abusivamente occupata sono stati rinvenuti e successivamente sequestrati numerosi oggetti atti allo scasso. Uno degli agenti impegnati nel servizio all'interno di una delle stanze dell'immobile ha potuto ritrovare il suo zainetto personale asportatogli pochi giorni prima mentre effettuava, libero dal servizio, un intervento ad un uomo colto da malore praticandogli il massaggio cardiaco e salvandogli la vita. E sono molto gravi, anche se non sarebbe in pericolo di vita, le condizioni di un 44enne vittima di un incidente stradale accaduto a Forlì la scorsa notte. L'uomo stava procedendo in centro città su un monopattino elettrico quando, per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo del mezzo finendo a terra. Nella caduta ha riportato un esteso trauma facciale. Soccorso dal 118, il ferito è stato trasportato con un codice di massima gravità al trauma center dell'ospedale Buffalini di Cesena. Il personale sanitario ha riservato la prognosi. Non risultano coinvolti altri mezzi e stanno indagando i carabinieri.
Una buona notizia perché l'Emilia-Romagna segna un nuovo importante traguardo nel campo della sanità. È stato infatti effettuato a Bologna il primo trapianto di cuore usando una tecnologia altamente innovativa che permette di trasportare e mantenere battente il cuore del donatore. Ma andiamo a vedere tutti i dettagli in questo servizio. Ricevere un cuore in scatola per tornare a vivere. È quello che è successo all'ospedale Sant'Orsola di Bologna a un signore di 65 anni residente fuori regione che ha subito il primo trapianto di cuore prelevato da un donatore con il sistema Organ Care System, anche conosciuto come appunto il cuore in scatola. Si tratta di una moderna tecnologia che grazie a un innovativo dispositivo conserva il cuore vivo e battente prima del trapianto e in caso di necessità lo cura. L'Organ Care System è sostanzialmente un sistema che conserva il cuore, lo rende irrorato, lo rende assolutamente idoneo a garantire la migliore esecuzione dei trapianti. Qui stiamo parlando di eccellenza nelle eccellenze. Questo è il primo centro trapiantologico di cuore in Italia. Nel 2021 abbiamo trapiantato 31 organi, nel 2022 siamo a 22 attualmente. Qui c'è la maggiore attività di trapianti del cuore in Italia e ha anche questo centro una caratteristica di maggiore qualità di vita, anche di aspettativa di vita a 5 anni. Siamo molto sopra la media nazionale, quindi questo strumento che in realtà conserva il cuore in uno stato assolutamente idoneo e adeguato a favorire il miglior intervento di trapianti, un ulteriore elemento a disposizione di questa nostra eccellenza. E rimaniamo in tema sanitario e andiamo a vedere quali sono stati i numeri per la giornata di oggi per il contagio Covid. 1869 positivi in più rispetto a ieri su un totale di 14.889 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell'Emilia-Romagna sono 17, un numero invariato rispetto a ieri, mentre l'età media dei nuovi positivi è di 48 anni. La situazione dei contagi vede Bologna con 447 nuovi casi, 217 a Rimini, 174 a Ravenna, 125 a Cesena, 116 a Forlì, 80 a Ferrara e 49 nel circondario imolese. Purtroppo si registrano altri 12 decessi, alcuni dei quali però riferiti ai giorni scorsi. Cambiamo completamente argomento perché parliamo della progettazione delle barche che si fa sempre più tecnologica. Per stare al passo con i tempi, a Forlì parte un corso che sfrutta la realtà virtuale e intanto si punta a portare in città la facoltà di ingegneria nautica. Sentiamo. Momento d'oro per il settore della nautica e Forlì, pur essendo lontano dal mare, ha diverse eccellenze nel settore. In città prende il via un nuovo percorso ITS per tecnici di realtà virtuale aumentata nella filiera della nautica, un corso ad alto tasso tecnologico di durata biennale presentato da Fondazione FITSTIC con la collaborazione di CNA. La filiera della nautica è una filiera importante che vanta dei cantieri conosciuti in tutto il mondo e vanta anche una filiera di micro e piccole imprese che danno un grande valore. Infatti, storicamente il settore della nautica ha come patrimonio locale la grande competenza delle maestranze. Questa competenza che attira cantieri di grosso livello e mantiene i nostri cantieri sul territorio. È per questo che il tema della formazione a tutti i livelli è la prima richiesta che ci viene dalle nostre imprese associate. Un settore che ha visto un aumento del proprio fatturato del 26% l'anno scorso ha chiaramente esigenze di impiegare lavoratori a tutti i livelli, dalla progettazione a operai specializzati e quant'altro. Noi non abbiamo il mare ma abbiamo le più belle barche del mondo e questo è dovuto a una qualità della nostra aziende, è una qualità dei nostri lavoratori, una qualità dei nostri imprenditori che non è replicabile in altri posti, quindi noi continueremo a presidiare questo settore, stiamo portando avanti l'idea di portare un'ingegneria nautica a Forlì, stiamo portando avanti l'idea di unire per quanto possibile il polo della nautica col polo dell'aeronautica. Cedo ora la linea ad Andrea Zanzi per tutti gli ultimi aggiornamenti sportivi. We'll be right back.
Bentrovati su TR24 Sport. L'Unieuro Forlì ha presentato la propria coppia di americani composta da Adrian e Sanford. Entrambi hanno scelto di ripartire dalla Serie 2 dopo le esperienze vissute nel massimo campionato italiano. Sentiamo. La scelta della coppia di americani è stata particolarmente ponderata per l'Unieuro Forlì, che alla fine ha puntato forte su Nathan Adrian e Vincent Sanford. Per AV, l'approdo a Forlì rappresenta la classica occasione di chi vuol dare la svolta definitiva alla propria carriera dopo una stagione di alti e bassi vissuta a Pesaro. Quando ho firmato il contratto, il mio obiettivo era quello di conquistare la promozione in Serie A. È giusto che sia così. Quando fai parte di una squadra, ti poni sempre dei traguardi importanti. L'anno scorso a Pesaro, in molti non credevano che avremmo raggiunto i playoff, ma ce l'abbiamo fatta. Il basket è uno sport in cui serve tanta fortuna, perché può accadere di tutto. Ci siamo posti un obiettivo ambizioso e lavoreremo per realizzarlo. Altrettanto forti sono le motivazioni di Adrian, quest'ultimo reduce dall'esperienza vissuta in A con la maglia di Brindisi. Sono arrivato a Forlì con la speranza di tornare in Serie A e darò tutto per far sì che questo succeda. Nella scorsa stagione non tutto ha funzionato per il meglio. Ho avuto diversi infortuni che hanno condizionato il mio rendimento. Sono entusiasta di essere qua e non vedo l'ora di cominciare. Per quanto riguarda invece il calcio, il momento è delicato in casa Cesena. L'inizio di campionato sotto le aspettative ha creato i primi malumori dei tifosi bianconeri, che hanno contestato la squadra dopo il match pareggiato con la Pontedera. Intanto il difensore Andrea Cioffi prova a compattare lo spogliatoio. C'è tanta delusione, soprattutto perché la partita c'è stata. Ho visto una squadra comunque sia che ha provato, la voleva vincere a tutti i costi, anche perché le occasioni ci sono state e siamo arrivati sempre comunque sia all'impatto, non siamo stati in balia degli avversari, volevamo vincere a tutti i costi. Poi è normale, quando non la chiudi c'è sempre l'episodio che te la può cambiare, e in questo momento anche un cross, perché neanche è stato un tiro dalla linea di fondo, ti fa pareggiare la partita. È un momento in cui bisogna stringere i denti, è un momento comunque sia difficile, questo non lo neghiamo, bisogna uscirne, perché significa che tu non puoi concedere neanche più un cross durante una partita. Io forse ripercorro l'anno di Serie D, dove ci siamo trovati in un momento penso bruttissimo, dove la prima, ecco, era molto, molto lontana da noi. Penso che la forza di quell'anno è stata il gruppo che si è compattato, che non ha fatto passare neanche uno spillo dentro al gruppo. E quello che deve succedere ora, perché è normale, ci prendiamo i fischi, la gente, l'ho detto, è incazzata e ha ragione, perché non possiamo dargli torto. E quello, la forza che ci deve essere adesso è del gruppo, riuscirne a uscire tutti insieme per poi a testa alta goderci momenti più belli. Sul portale tr24.it per scoprire come sia terminata con una sconfitta la sfida di Nations League che la nazionale sammarinese ha sostenuto contro l'Estonia allo Stadium. Titani che vanno sotto al 38esimo col piazzato vincente di Anier e poi subiscono anche il raddoppio col colpo di testa di Teniste al 55esimo. A chiudere il match ci pensano poi i sigilli di Sappinen al 66esimo e ancora Anier al 79esimo per il definitivo 0-4. È tutto allora per questa edizione. Grazie per la vostra cortesa attenzione e linea che può tornare a Romina Bravetti. Arrivederci. Dallo sport passiamo al meteo e andiamo a vedere insieme le previsioni per domani. Buonasera a tutti i telespettatori di Teleromagna da Andrea Raggini. La giornata di mercoledì 28 settembre inizierà con nuvolosità diffusa sul nostro Appennino. Questo a causa della ventilazione ancora che predominerà da sud-ovest, quindi
All'inizio avremo schiarite a tratti ampie sulle pianure, poi durante la giornata le precipitazioni che interesseranno l'Appennino localmente si spingeranno anche sulle aree collinari, ma da non escludere qualche veloce rovescio anche sulle pianure nord-orientali tra Ravennate e Ferrarese. Altrove si alterneranno ampie schiarite a momenti più nuvolosi, ma con basso rischio di precipitazioni. Ventilazione, come detto poco fa, che risulterà da sud-ovest a tratti moderata sul nostro Appennino. Temperature minime in calo, comprese tra 8 e 15 gradi, valori massimi invece compresi tra 20 e 24 gradi, con mare poco mosso. Per questo appuntamento è tutto, buon proseguimento di serata da Andrea Raggini. Andiamo a rivedere insieme i titoli di questa edizione, lo facciamo con il nostro riepilogo. Con l'attribuzione dei seggi dei collegi plurinominali si completa il quadro dei parlamentari eletti alle politiche. In Romagna alcuni volti noti sono stati ripescati grazie ai listini del sistema proporzionale. 4 tra deputati e senatori arriveranno dal Riminese, 2 parlamentari dal Ravennate e dal Forlivese ed 1 dal Cesenate. Indicato da più parti come uno dei possibili nomi per la nuova guida del PD dopo le elezioni politiche perse contro il centrodestra, il governatore dell'Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, per ora non si sbilancia e nella sua analisi post-voto, oltre a difendere il segretario Enrico Letta, prova a guardare il bicchiere mezzo pieno. Ore di lavoro non retribuite, giorno di riposo non rispettato e altre inadempienze delle strutture nei confronti dei propri lavoratori. Queste le motivazioni di un presidio che si è tenuto davanti a 2 strutture alberghiere del Riminese ed organizzato dalla CISL per sensibilizzare sulla situazione di sfruttamento di alcuni lavoratori del settore turistico. Primo trapianto di cuore eseguito col sistema del cosiddetto cuore in scatola effettuato all'ospedale Sant'Orsola di Bologna. Il dispositivo permette di conservare il cuore vivo e battente prima del trapianto. L'intervento è stato eseguito su un 65enne. La progettazione delle barche è sempre più tecnologica e per stare al passo coi tempi a Forlì prende il via un corso che sfrutta la realtà virtuale aumentata nella filiera nautica, un corso di durata biennale che vede la collaborazione tra CNA e Fondazione Fitstick. Basket, l'Unieuro Forlì ha presentato ufficialmente la nuova coppia di stranieri, Adrian e Sanford. La guardia e il centro statunitense hanno deciso di scendere di categoria per aiutare la squadra biancorossa a raggiungere l'obiettivo della promozione. Per questa sera è tutto, non abbiamo altri aggiornamenti, ma prima di salutarvi voglio ricordarvi che questa sera a partire dalle ore 21 riparte la stagione di Panorama Basket. Un appuntamento dunque imperdibile per tutti gli appassionati e non. Noi invece ci rivediamo domani. Buona serata, arrivederci. SIC, società Italtecnica Cesena, da 30 anni specializzata in progettazione e costruzione di sistemi e impianti tecnologici industriali integrati. Se voi avete un problema, noi abbiamo la soluzione. SIC è a Cesena, zona industriale Pieve Sestina. Infotech, con un'esperienza ultradecennale nella consulenza e nello sviluppo di servizi informatici, è HP Platinum Partner. Infotech, da sempre, propone tecnologie innovative in ambito server e storage, workstation e PC, garantendo un servizio di assistenza tecnico-sistemistica rapido e affidabile. Infotech propone l'ufficio efficiente e green. Affidati a noi installando le nuove multifunzioni HP PageWide a 0 emissioni di polveri sottili. Mettiti comodo, Infotech troverà la soluzione giusta per te. www.infotech.it Frigoriferi industriali, soluzioni all'avanguardia nella refrigerazione industriale.